si è concluso con un'esibizione e un'esposizione ospitate dai locali dell'Istituto Ernesto Basile il progetto Scherma ed Arte, un'iniziativa singolare che ha unito uno degli sport più nobili, peraltro sempre più diffuso in città, alle finalità artistiche e quindi didattiche. Il Basile è stato recentemente accorpato al liceo classico Giuseppe La Farina, coinvolti quindi studenti di entrambi gli istituti che nell'arco di 4 mesi hanno avuto modo di conoscere le basi della disciplina grazie agli insegnamenti di Antonella Cutugno che da anni cura la crescita degli allievi del gruppo schermistico Riberto Celi. All'aspetto più agonistico e sportivo si è aggiunta poi la realizzazione di opere pittoriche ispirate proprio alla scherma, un aspetto curato invece dai professori Guglielmo Bambino e Demetrio Scopelliti. Gli allievi si sono appassionati in breve tempo alla disciplina e hanno appreso divertendosi anche nozioni di natura artistica. Una ventina i ragazzi hanno scelto di svolgere l'attività schermistica. Alcuni erano peraltro in possesso di divise e materiale tecnico perché già praticavano la disciplina. Altrettanti gli allievi che si sono invece cimentati nella realizzazione dei quadri. Le opere sono state svelate all'interno della palestra del Basile e in un prossimo futuro faranno parte di una mostra mercato. Alcune arrederanno inoltre anche la sala di scherma della palestra di ritiro, storica sede del gruppo schermistico Riberto Celi. Soddisfatta per il successo di un progetto che è riuscito a promuovere sport e arte, la preside Giuseppina Prestipino. L'acquisto di uova di Pasqua e dolciumi nell'ambito di un'iniziativa benefica ha consentito infine di raccogliere fondi che saranno trasmessi all'ADMO, l'associazione che sostiene i donatori di midollo osseo.